Benvenuti qui da Città della Pieve, adesso vi presentiamo questo bellissimo progetto di marketing turistico e ricordo Città della Pieve, città d'arte, città medievale, tardo medioevo e rinascimentale, non solo famosa, ripeto, per Luca Argentero che ha dato una grossissima mano, come vedete alle mie spalle in questo video, per rilanciare la città e per invitare i turisti qui. Ma passo la parola all'assessore alla cultura, Lucia Fatichenti, che ci spiega appunto questo progetto di City Brand. Buongiorno a tutti. Allora sì, noi abbiamo già l'anno scorso ripensato un po' tutta la strategia turistica della città. Approfittando del momento di fermo degli eventi ci siamo ridati una riorganizzazione dal punto di vista strutturale. Abbiamo organizzato un piano di marketing strategico in collaborazione anche con gli operatori della nostra città e partendo dal City Brand, quindi abbiamo già l'anno scorso adottato un marchio turistico che in qualche modo rappresenta quello che vogliamo dare come messaggio a chi viene a visitarci, ovvero l'unione della tradizione, quella che è la nostra tradizione storico-artistica, con però l'innovazione. Il marchio turistico riprende infatti una parte di un affresco del Perugino, ma poi è stato però riutilizzato con l'uso delle nuove tecnologie per tutta una serie di progetti. Siamo partiti con la nuova segnaletica turistica che abbiamo integrato con un QR code che ci può collegare a tutti i servizi della città, compresi i percorsi in linguaggio LIS e anche però la possibilità di avere le informazioni su tutti quelli che sono i servizi offerti al turista. Per poi offrire un virtual tour in realtà avanzata, da cui poi sono partiti degli spin-off, stanno partendo in questo momento degli spin-off, nel senso della gite scolastiche virtuali e degli educational rivolti agli operatori, sempre in forma virtuale. Vi lascio quindi poi all'approfondimento del virtual tour, ma prima appunto vi rimando alle immagini del nostro video, quello che appunto racchiude tutti i concetti che abbiamo voluto sviluppare con questo progetto di marketing turistico e che naturalmente ha avuto la collaborazione di Luca Argentero, che io amo dire che rappresenta perfettamente la nostra città, che è una città turistica ma non costruita per il turista, quindi una città assolutamente genuina e che ha coniugato bene la modernità e quindi il passare del tempo con però il legame con le tradizioni. C'è un posto in cui le nuvole si fermano a guardare. Dove non esiste il confine tra i colori della natura e quelli dipinti. Una città dove le mani toccano la storia. Dove i sapori della terra raccontano la tradizione. Una terra in cui la natura ogni giorno compone una nuova musica e lascia spazio al silenzio. Sulle ali di un vento che profuma di buoni ricordi. Città della Pieve, la tua prossima esperienza.
Leonardo Tosoni, che è partner del comune di Skylab per il virtual tour appunto della cittadina. Salve a tutti, buongiorno. Io sono Leonardo Tosoni, sono l'art director di Skylab Studios, la società che è stata incaricata dal comune di Città della Pieve per la realizzazione di un sistema di informazione turistica piuttosto innovativa. L'obiettivo, proprio partendo dalla pandemia e quindi dal Covid, il comune ha avuto questa visione piuttosto innovativa di immaginarsi questo periodo come un'occasione piuttosto che un dramma. Quindi da lì siamo partiti a capire quale poteva essere il problema e come risolverlo, soprattutto vista l'impossibilità delle persone di viaggiare, si è pensato di realizzare un qualcosa, appunto sfruttando l'innovazione del digitale, per fare in modo che fosse Città della Pieve a entrare nelle case degli italiani e non solo. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto sfruttando la realtà virtuale. Siamo partiti dalle nuvole, siamo partiti dal cielo. Con dei droni di ultima generazione abbiamo realizzato delle foto stereoscopiche a 360 gradi, grazie alle quali le persone che entrano in questo virtual tour hanno la sensazione di volare in mongolfiera sopra la cittadina e da qui scegliere qual è il posto che preferiscono per iniziare appunto la visita della città. Quindi una volta che si clicca su uno degli hotspot che sono presenti, ho la possibilità, semplicemente girando con un dito o facendo clic sul mouse, ho la possibilità di iniziare un viaggio all'interno di Città della Pieve e soprattutto all'interno di tutte le sue caratteristiche che l'hanno resa importante e famosa un po' in tutto il mondo. Primo fra tutti, ovviamente, i capolavori che sono presenti appunto all'interno della città stessa del Perugino, dove qui grazie a questo virtual tour si ha la possibilità, semplicemente cliccando, di vedere da vicino l'opera piuttosto che avvicinarsi proprio all'opera, dando la possibilità alle persone di avere un aspetto, diciamo, completamente nuovo ed inedito dell'opera stessa in totale sicurezza. Il tutto utilizzando una tecnologia che è denominata realtà virtuale, grazie alla quale l'innovazione porterà appunto Città della Pieve non solo sui divani, come ci è piaciuto raccontarlo, di tutta Italia e anche del mondo, ma soprattutto nelle scuole. Infatti questo sarà un progetto che il Comune sta portando avanti, grazie al quale si avrà la possibilità, dotando le scuole di cardboard, sono dei piccoli caschetti dove viene inserito all'interno il telefonino, e danno la possibilità appunto alle scuole, con un click gratuito, di entrare e iniziare questo tour virtuale all'interno della città. Un tour virtuale che viene fatto in più lingue, e da quando in Italia è stata riconosciuta anche la lingua italiana dei segni, l'intero tour è stato realizzato anche con la lingua dei segni, per dare la possibilità appunto anche alle persone che non sentono di poter effettuare e conoscere tutte le meraviglie della città grazie al linguaggio dei segni.